Here we go for our video thoughts of the day. Yes, first of all, as you know, as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor. Only 80 euros, very cheap, very great. And as every Friday, as you know, ma mi riferisco a quelli che mi seguono comunque costantemente, mi report i miei video costantemente. Ho visto il mio programma preferito sul cinema, stanotte appunto, che è Cinematografo su Rai 1, condotto da Gigi Marzulla, in cui si commentano i film usciti in settimana da parte di critici e attori in collegamento in studio, ma anche di gente, insomma, del pubblico all'uscita sala dopo la proiezione del film. Poi si commenta il botteghino, gli incassi di film, le classifiche, eccetera. Ma soprattutto il conduttore pronuncia la seguente frase cult sua, inventata da lui. Tra poco. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Eh sì, cinema is a dream, cinema is a culture, cinema is a freedom. Create fruit, create fruit. And as every Friday, I'll watch my favorite show on art called Art Night. Era sempre on Channel 23, Rai 5, canale che consiglio sempre in generale agli italiani o a qualche italiano che si iscriverà in futuro al canale. Sì, quest'anno ho condotto Neri Marco Regra, buon comico, è un comico italiano, fa molto ridere. È un programma in sé che è interessante perché appunto fanno sempre cose di arte, anche di artisti meno noti. E vedremo un po' stasera che artisti ci proporranno. E poi, Saturday Once Again, da Saturday Friday, stasera dovrei caricare il 36esimo episodio, se non erro, la serie musicale su Saturday Once Again. Mia, ma soprattutto sua, perché è Mr. Lynch che ha inventato la frase cult, ovviamente non so ancora su cosa si baserà, però devo anche dire che mi sto un po' scocciando perché diciamo poi diventa un po' ripetitivo. Cioè, sicuramente non ho, cioè non è che non ho, ma sto un po' perdendo la mano, un po' l'attenzione, perché appunto sto seccando da un lato, ma comunque vedremo un po'. E poi, come avevo detto ieri, già avevo accennato ieri, poi ho caricato il mio pezzo nuovo sul canale Tastiera, che già ne avevo accennato ieri, l'andante, cioè Movimento 3 alla sonata BWV 1027. BWV è il catalogo delle opere, la sigla delle opere di Bach. Comunque la sonata per clavicembalo e violoncello in sol maggiore numero 1. E appunto è questo bellissimo pezzo che dedico alle vittime della strage di Superga 2 giorni fa, anniversario stato 4 maggio del 49, cioè praticamente in sintesi dico che Saggeri Superga fu un grande incidente aereo che vide coinvolta tutta la squadra di calcio del Torino, il Grande Torino, per un totale di 30 vittime, compreso anche dei giornalisti e dei medici. Ma andatevi a vedere il video dell'altro ieri su questa cosa perché ne ho parlato, così come andate a vedere il video di ieri riguardo il pezzo di Bach, perché ho detto altre cose nel video del pensiero di ieri. Comunque, in particolare per quanto riguarda Saggeri Superga, se volete andatevi a informare voi, perché ovviamente in varie pagine ci sono scritte cose molto più in dettaglio, quindi se per vostra curiosità potete andare a vedere voi se volete. Però appunto, per quanto riguarda il pezzo di Bach, anche sul video di ieri ne ho parlato, anche in relazione ad un film. Comunque ripeto solo che questo è il pezzo quinto, il mio piccolo grande perché sono piccoli pezzi ma allo stesso tempo grandi pezzi di questo mio tributo a Bach che sto facendo per il suo compleanno, cioè avrebbe compiuto 337 anni se fosse stato ancora vivente lo scorso 31 marzo, e quindi questo è un tributo che sta continuando. Poi nei giorni successivi dovrebbe seguire il sesto pezzo, comunque credo ce ne dovrebbe essere altri 2 o 3 massimo. Poi pensavo alla grande partita, dopo le grandi 2 partite in cui ci siamo consolati l'altro ieri e 2 giorni fa, 3 giorni fa, di Champions con Liverpool e Real Madrid. Ieri abbiamo visto, non dico, non credo una grande partita, che comunque è finita 1-0, però abbiamo avuto il piacere di vedere finalmente, dopo 12 anni, che una squadra italiana è di nuovo in una finale di Coppa Europea. E stiamo parlando della Roma di Mourinho, tra l'altro l'ultima squadra italiana che andò in finale e che poi anche la vinse, la finale di Champions.
2010, 12 anni fa, era proprio allenata da Mourinho ed era l'Inter di Mourinho che poi fu anche la famosa Inter del triplete, cioè che vinse la Champions League, la Coppa Italia e il campionato italiano di Serie A. Mourinho è un esperto di coppe e io credo che anche questa riuscirà a portarla a casa, sia a casa sua che a casa della Roma, e che quindi farà vincere questo trofeo alla Roma che manca da, se non erro, da moltissimi anni. Una Coppa Europea la Roma non la vince a 31 anni, vorrei sbagliare in generale. Non vince un trofeo importante come appunto il campionato. L'ultima volta ha vinto il campionato italiano è stato nel 2000, 2001, quindi più di 20 anni. È una società che ha bisogno di trofei. E Mourinho, appunto, questa è la prima volta che viene giocata questa competizione che è nata quest'anno. Si chiama Conference League ed è la terza competizione europea, appunto, terza per importanza dopo la Champions League, la prima in assoluto e poi l'Europa League. Ma è comunque un trofeo. Le coppe sono sempre delle coppe, io le vorrei sempre giocare. Appunto, quindi onore alla Roma che è arrivata in finale contro il Feyenoord, giocherà il 25 maggio la finale. Feyenoord è una importante squadra olandese, una grande tradizione, ma vedremo un po' che vinca il migliore, ma vedremo. Devono passare ancora tanti giorni. Ma comunque sono contento per la Roma, che è una grande città, un gran popolo, insomma. Sono contento, insomma, spero vivamente da italiano che faccio il tifo che la vincerà, come penso tutti i tifosi di calcio italiani, così come già sapete, Ancelotti, l'altro italiano, è in finale con il Real Madrid, ha la possibilità di vincere la sua quinta Champions League, se non erro, e tra l'altro le ha vinte anche da giocatore, ma sapete meglio di me, andatevi a leggere un po' il curriculum, la biografia di Ancelotti per capire quanti trofei ha vinto, e poi è uno dei migliori, praticamente da scrivere di diritto. Come uno dei migliori allenatori di sempre nella storia del calcio. Ma comunque, chi è appassionato di calcio, comunque vuole approfondire le cose, o già le sa, o comunque basta che vada sia ad approfondirsene, quindi sì, credo di aver Bene. detto. E poi pensavo a quella bellissima pasta e ceci che ho mangiato ieri. Diciamo, sapete, l'ho già detto qualche altra volta, a me le paste con i legumi sono le mie paste preferite, ma la prima pasta in assoluto è la pasta e cavoli, ma anche la pasta con i legumi, quando i fagioli, i ceci, insomma. Le lenticchie, quando sono fatte bene, sono delle paste altrettanto straordinarie che vengono subito dopo per me la pasta e cavolo. Quindi anche con quella ieri mi sono consolato. Spero quando è cotta bene, poi quando un po' azzeccosa, perché a me la pasta faccia azzeccosa, quasi bruciata. Comunque spero anche voi siate consolati alla vista di quella pasta. Sì, credo di aver detto tutto. Nel caso venisse anche altra cosa in mente, passo ad aggiungo in descrizione. Regret the game, a domani.